Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata conviviale della Filivia, del Super Marathon. Abbiamo organizzato questa tre giorni grazie a un nostro socio che viene qui in quadro, il nostro socio, viene in mezzo, lui si nasconde dietro, il dottor Ferrari, come lo chiamano qui, un brasso applauso al dottor Ferrari. Allora, è stato quello che ha messo in piedi tutte le convenzioni qua, ci ha aiutato con l'APT, abbiamo fatto i percorsi, prima erano tre, adesso è diventato uno che forse è meglio di tutti quegli altri che avevamo messo insieme, comunque poi vedremo per il proseguo dei prossimi anni, ed è un'iniziativa del Car Super Marathon, FIDAL, che porta avanti quest'anno dei 36 maratoni, come sapete. Sul sito ci sono tutte le nostre 18, 20, 36 maratoni. Allora, che dire, passo la parola un attimo a Luciano, che oggi ha corso la prima. Dici, com'è il percorso e cosa prometti agli ospiti e ai tuoi tifosi? Beh, il percorso penso sia stato un successo perché, se avete notato, non abbiamo attraversato neanche una strada. Quindi l'abbiamo studiato bene, perché credo sia la cosa più importante. C'era forse solo qualche passaggio di camion in un pezzettino, ma per il resto siamo riusciti a trovare, facendo solo due giri, un percorso senza attraversamenti, quindi senza impegnare gli alpini, che comunque saremmo riusciti anche a coinvolgere anche la squadra locale del marathon, la quale però era impegnata. Domenica ce l'ha. La chiamiamo la MAPEI, e la Borgo Stevi, no, la Stradivigna tra due settimane. La MAPEI è una gara che era organizzata dalla Banca Popolare di Sondrio, dove io lavoro, con la squadra della MAPEI da tanti anni, da una ventina d'anni, circa 3.000 partecipanti, di cui 2.000 ciclisti con la squadra della MAPEI, quando c'era ancora, e 1.000 runner. E purtroppo i runner della zona sono andati tutti a iscriversi là, quindi però il presidente mi ha dato solo questa data, o questo, quindi infatti il mio obiettivo è quello di riuscire a trovare uno spazio a giugno, che sarebbe forse anche per motivi di prezzi e di stagione turistica all'inizio, sarebbe ancora più interessante, ecco, e poi anche con meno gente in giro, perché oggi non c'è stato molto, ma purtroppo domani e dopo vedrete un po' più di traffico sulle ciclabili. Va bene che nessuno va a fare personale qua, perché essendo anche un'altra quota non è il posto dove si fanno i record personali, però la gente è veramente tanta, e specialmente quelli con i roller sono anche pericolosi. Comunque mi sembra che perlomeno abbiamo avuto il tempo dalla nostra parte, perché giornate così e anche domani dopo dovrebbero essere perfettamente identiche, giornate così, l'ambiente è veramente gradevole, penso che sia uno dei pochi maratoni dove non ho neanche sudato, ecco. Anche il risultato finale, ma avevano detto che c'era la paga per il servizio scopa, invece non era vero, una fake news, io sono messo in fondo e... Ma è un bel bastone. Grazie comunque a tutti. Domani sera penso che dobbiamo festeggiare in anticipo. Allora, lascio la parola un attimo ai miei colleghi del direttivo, se vogliono dare un benvenuto. Prima il vicepresidente Franco Scarpa, che arriva da Firenze, forse più lontano. Dopo può fare Faleo sul avanza, sapete. Visto Faleo con il programma che ha presentato, non si capisce dov'è, in effetti. Dove dormi di solito? Meglio non dirlo. Niente, va bene, veramente Luciano, grazie. Un percorso bellissimo, peccato che non si sia riuscito a fare tutti e tre i percorsi. Se non è cambiato la strada durante la notte, no? Conoscendo te come fai, sono capace che domani mattina un altro percorso esca fuori. Beh, veramente il percorso bello, l'ambiente è ottimo, lo stacco di temperatura non si discute nemmeno, a partire dai 40 gradi della pianura agli 8-15 gradi di oggi, insomma. Boh, personali no, però è piacevole correre, ti impegna, ti stimola a dare il meglio di te stesso. Altro... Sì,
siamo qui per colpa di Lorenzo, alla fine siamo passiamo la parola a Lorenzo, che è il colpevole di questa colpevole indotto. Niente, domenica, come sapete, festeggio la mia millesima e ho avuto un gran piacere, parlo qua perché mi ha fatto la corte sul lago d'Orte, vieni. Io vi ringrazio tu a chi è venuto, però i festeggiamenti non finiscono qua, perché di solito, come sapete, io organizzo la maratona del presidente insieme al club e rifesteggeremo il tutto, sia al lago d'Orte che a casa mia, a Forlì. Vi ringrazio tutti e buonasera. Buonasera a tutti, sono felicissima di essere qua perché è un posto magnifico, grazie a Luciano Ferrari. Felice anche del ringraziamento, seconda. Pur pensando di essere prima fino al 30° chilometro, poi è comparsa questa polacca, seconda vacca, però felicissima ugualmente. Bel percorso, bella temperatura, bel clima, bel paesaggio, stiamo benissimo anche in questa struttura, bello, tutto bello, grazie. Massimo, l'ultima parola, poi faremo un bel fatto. Infatti, allora il percorso io l'ho fatto con Paolo, l'abbiamo fatto l'altro giorno, a livello invece di provarlo proprio domenica per festeggiare Gemma le Mille con l'amico Leonardo Manfredini, le 300 e io le mie 600. Le voglio dare anch'io qui al nord e non aspetta, ma non perché sud e nord, per me l'Italia è unica. Dunque ho detto vado a festeggiare dove festeggio le mille Gemma. Tenevo una sola gara da fare e questa qui in onore di Lorenzo Gemma, che fa parte del quartetto che hanno fatto le mille maratone in Italia, che sono il mitico Piero Angola, Gargano Angela e Vizzitelli Michele. E tra due giorni, attenzione che Gemma è un pugliese, Bene, allora, quel fatto là l'abbiamo detto, un fatto tecnico per quelli che sono arrivati questa sera, domani è la partenza alle 9, però venite con tutta calma, alle 8:30 la partenza. La partenza praticamente guardando giù la valle, andate in là 1,5 km e trovate la partenza, sulla pista ciclabile, vedete che ci sono i cartelli, la pista ciclabile è dove noi corriamo, per cui ci sono tutti i cartelli, seguendola se volete andare a piedi, se no c'è una navetta alle 8:30 che parte di qua. I programmi poi sono per il proseguo dei festeggiamenti. Domani sera ci sarà un'altra serata così, e invece di avere la torta come questa sera, che è la torta iniziale, perché ieri sera non l'abbiamo fatta perché non c'eravate tutti, c'è scritto Tri di Vigno, domani sera ci saranno tre torte. Allora, saranno tre torte che saranno, una torta ci sarà scritto 299, sull'altra 5,99 e sull'altra 9,99, perché è più bello desiderare l'evento che poi farlo. La serata sarà sempre come questa alle 9:15, venite tutti perché poi dopo balliamo. E invece il festeggiamento vero sarà all'arrivo del 1000. Allora non so se Gemma starà sotto le 3 ore. Sarebbe bello fare un plotone e arrivare tutte e tre insieme. Noi prepariamo le tre torte anche giù, e se voi, io penso che loro lo facciano in 6 ore e mezza. Se avete la compiacenza di aspettare, faremo questa festa, che perché poi tutti torniamo a casa, 6 ore e mezza quando arrivano tutti. È un grande evento perché sono 1900 maratone da festeggiare. Grosso applauso ancora a tutti, e allora la festa continui.